Oltre il Festival, in diretta da Sanremo. Allora, benvenuti su Radio Norba, siamo in diretta da Sanremo per Oltre il Festival. Appunto, oltre il Festival succedono delle belle cose. Signore e signori, gli autogol! Allora, ciao. Belle cose, già, eccoci. Una cosa positiva. Belle di solito cose, non infatti. Ci introducono mai con belle cose. Belli e noi sono due, sì. Un abbinamento che non va molto d'accordo, però ti ringraziamo. Uno simbolo. Prima di cominciare, lui non posso sa dire cosa una è uno cosa. Simbolo, ho dovuto spiegare. Non conosco queste parolacce. Ignoranza. Prima di cominciare. È un po' come pianoforte, no? Sa, cos'è piano? Pianoforte. Tre parole che non c'entrano niente l'una con l'altra. Possiamo salutare Michele Salomone? Assolutamente, grande Michele Salomone. Non possiamo. Possiamo iniziare una diretta senza salutarlo quando siamo qui a Radio Norba. Michele Salomone, che segue lo sport, che segue il Bari in maniera Bari, perché abbiamo capito che c'è questo infatti. Due modi in cui di dirlo, ci ha spiegato lui e quindi lo salutiamo. Sì. E tra l'altro abbiamo fatto delle cose insieme non molto tempo fa. Abbiamo trasmesso insieme dal Radio Track di Radio Norba, certo. Proprio a Reggio Calabria. Abbiamo fatto una bella operazione dedicata allo sport e al lancio dei calendari di Serie A. Esatto. Ok, allora, autogol. Siete qui a Sanremo, impegnati con RaiPlay per autogol, missione Sanremo. Abbiamo questo nostro programma su RaiPlay, contenuto original. Adesso guardo di là perché mi dico, devo sempre ci dire questa cosa. Fare promozione, dovevamo dire una frase precisa. Non la diremo oggi. Non la diremo. Un gruppo di persone che vi seguono: lo spin doctor, l'avvocato. Dovete stare attenti a tutto quello che dite. Original e contenuti mediali e trasmediali, una cosa del genere. Trasmedialità. Fa sempre figo. Quello lo so perché l'ho studiata. No, comunque, sono questi 4 episodi più 1 nei quali noi. Quindi mi state dicendo che praticamente in Rai c'è un dipartimento dedicato alla trasmedialità che studia la trasmedialità. Sì, assolutamente. C'è un dipartimento per tutto, ogni cosa è un dipartimento. Non volevo fare battute, però fanno bene. Battuta è polemica. Anche polemica. Non era polemica. Stai parlando male di Amadeus. Assolutamente no. Del balletto. Stai dicendo qualcosa sul balletto? Non ti è piaciuto? John Travolta? Sì, il ballo del qua. Non ne ha parlato nessuno. La battuta più bella che abbia letto oggi sui social è stata John Travolta. Intanto facciamo un annuncio anche. Possiamo? Vai. Dopo che Amadeus ha fatto fare il ballo di qua a John Travolta c'è stato un po' di polemica. Sì. Allora, per rimediare alla cosa, stasera ci sarà Russell Crowe, se non sbaglio. Già mi sento male. Che cosa potrebbero fargli fare? Visto che il ballo di qua è andato benissimo, hanno puntato su un ballo famosissimo che ha avuto un grande successo. Quindi Russell Crowe ballerà, baila come il papa degli autogol. E questo così metterà a tacere tutte le polemiche, perché balla come il papa. Perché voi siete degli outsider, il fatto che state lavorando comunque per la Rai, però. Ma tra l'altro vogliamo sottolineare il fatto di quanto siamo scarsi a fare autopromozione. Stavamo parlando di una cosa, l'abbiamo accennata perché prima vi stavo rendendo affidabili al pubblico, tutta la strategia per arrivare a parlare del tour teatrale. Tu dici siamo degli outsider, perché tra l'altro su RaiPlay trovate ovviamente gli episodi, i nostri episodi, ce ne sono già usciti 2, domani esce il terzo, nel quale abbiamo fatto anche una protesta all'Ariston, signori, perché ci hanno escluso da Sanremo. Questa è una cosa vera, però. Abbiamo presentato una canzone. Ah, avete presentato una canzone. È stata scartata, quindi abbiamo protestato fuori dall'Ariston. Ma secondo voi, come potrebbero mai essere invitati sul palco a cantare? C'è una band che si chiama Autogol. È chiaro. Che rischia di farsi un autogol. È chiaro. Tra l'altro, abbiamo anche preso un ragazzo qualunque qua della zona e lo abbiamo trasformato in un idolo. L'abbiamo vestito da trapper e abbiamo fatto questo esperimento sociale. Lo abbiamo portato in giro per Sanremo. Ha fatto una quantità di foto incredibile. È arrivato il TG2 a fargli un'intervista. Ma che è Joliet? No, qualunque Joliet. Tappax. È bello che questo ragazzo non sa cantare assolutamente. Non ne sa poco di musica. Ha fatto dei tatuaghi finti. Dice tutto. È un ragazzo che vive a Bordighera. Cioè, già questo ti dice. Vabbè, a Bordighera non può fare il trapper. È un ragazzo qualunque. Questo è razzismo nei confronti di Bordighera. Io ci vado pure le vacanze. Però quando verremo a trovarvi a teatro qualcosa farete, voglio dire, ce l'avete i contenuti, certo, abbiamo uno spettacolo che gira da qualche mese, ma adesso ripartiamo col tour teatrale. Facciamo 8 tappe in giro per l'Italia: Catania, Palermo, Napoli, e poi andiamo Udine e Verona. Facciamo Roma, facciamo Torino, facciamo sold out Torino, quindi è inutile che cercate. Facciamo Milano, è bellissima questa cosa. Attenzione, adesso lo prendo,
Torino, no, è inutile. No, Torino, il 6 maggio sì? andiamo. Sì. A Londra. Ma veramente? Quindi Londra. Per tutti gli ascoltatori di questa Radio Norma, Londra, questo Radio Norma prende a Londra? Sì. Certo che arriva, prende. Direttore, prende a Londra. Prende a Londra Radio Norma e allora anche no, adesso non è una battuta, saremo anche a Londra. Esatto, saremo a Londra e quindi per tutti quelli a Torino che non sono più i biglietti, c'è un bellissimo diretto Torino-Londra. Certo, da esatto. Se lo fanno come quello che hanno fatto da Roma per venire a Sanremo con i dirigenti della Rai. Esatto, come quello, come organizzato, Però ragazzi, noi non siamo la Rai, abbiamo dei tempi un po' più stringenti. Niente. Siamo una radio privata, dobbiamo mettere una canzone. La pubblicità. I soldi, i marchettoni. Grazie ragazzi. Grazie, bocca al lupo per tutti. Viva Angelo De Robertis. Ciao. Direttore. Grande direttore. Oltre il Festival. In diretta da Sanremo.